Japan, 1175. Total War Shogun 2 di Sega è uno strategico in tempo reale ambientato nel Giappone feudale del XVI secolo. Uscito lo scorso marzo su PC, ha riscosso fin da subito, meritatamente mi viene da aggiungere, un grandissimo successo. La buona notizia per gli appassionati di questo titolo è che da oggi è disponibile un nuovo contenuto scaricabile intitolato L'Alba dei Samurai. Ambientato 400 anni prima degli eventi narrati dal gioco originale, farà rivivere la guerra Genpei, un conflitto sorto tra i clan delle famiglie Taira, Minamoto e Fujiwara, e che porterà alla nascita del primo shogunato e all'ascesa della classe dei samurai. Questa campagna potrà essere fruita sia in solitaria, sia in modalità cooperativa, addirittura in competitiva. Inoltre, ogni fazione avrà delle caratteristiche specifiche e richiederà quindi un approccio di gioco differente. Sono 6 i clan che prenderanno parte agli scontri, 16 le nuove unità disponibili divise tra spadaccini, lancieri, arcieri e cavalleria, 4 le unità eroiche, tra cui l'eroina Onnabushi e l'eroe monaco guerriero Tetsubo, 10 le unità navali e ben 4 i nuovi tipi di agenti con differenti abilità. Il DLC Rise of the Samurai per Total War Shogun 2 promette dunque ore di divertimento con numerose aggiunte e una storia tutta da giocare. Siamo sicuri quindi che farà la felicità di quegli utenti che da tempo giocano a questa serie e che ora potranno prendere parte a nuove sanguinose battaglie. And so it begins. The Rise of the Samurai.